È la prima volta che mi succede. Mentre saldo la rotaia, mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me. Questo messaggio, con la sua immagine di una rotaia incandescente sormontata da una croce di fuoco, è stato condiviso sui social da Michael Zanera, un saldatore. In modo sinistro, oggi sembra quasi un presagio della tragedia. Pochi minuti dopo quella pubblicazione, un treno in corsa a 160 km orari sulla linea ferroviaria Torino-Milano ha tragicamente messo fine alla vita di Michael e di altri 4 operai che si trovavano impiegati sui binari nella stazione di Brandizzo. L'orario segnava le 23:47 del mercoledì 30 agosto. Per Michael, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa, Giuseppe Saverio Lombardo e Kevin Laganà non c'è stato alcun margine di salvezza. Erano concentrati nel loro lavoro di saldatura e non hanno avuto il tempo di rendersi conto dell'arrivo inaspettato del convoglio che procedeva a velocità sostenuta. Gli altri due colleghi, Antonio Massa, un tecnico della rete ferroviaria italiana, e Andrea Girardin Gibin, sono miracolosamente sopravvissuti gettandosi sulla massicciata nel buio, dopo aver intravisto il bagliore dei fari del treno. Entrambi sono stati oggetto di indagine. Anche i due macchinisti che stavano conducendo il treno in deposito sono rimasti incolumi e non riescono a spiegarsi come sia potuta accadere una tragedia del genere. Affermano che nessuno li aveva avvertiti della presenza di una squadra di operai lungo quella tratta. Va notato che il treno aveva un ritardo di 20 minuti al momento dell'incidente. La chiave per l'inchiesta sembra essere un malfunzionamento nelle comunicazioni e la procura di Ivrea ha avviato un'indagine per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo con dolo eventuale in seguito alle gravi violazioni delle misure di sicurezza. I meccanismi di garanzia non erano sufficienti per un intervento sui binari così delicato. Il procuratore capo, Gabriella Viglione, ha riferito di aver già iscritto i primi nomi nel registro degli indagati e ora attende le relazioni sugli accertamenti investigativi. L'inchiesta in corso è complessa, ma finora ha già rivelato una verità inquietante. Quegli operai non avrebbero dovuto assolutamente trovarsi sui binari in quell'orario fatidico. Questo fatto è stato enfatizzato da un comunicato ufficiale di RFI, la rete ferroviaria italiana, che ha espresso profondo cordoglio per le vittime subito dopo l'incidente. Ha precisato che i lavori sui binari dove sono stati investiti i 5 operai sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio del convoglio. Per quanto riguarda la velocità del treno investitore, le condizioni della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km orari. La società, che ha immediatamente avviato un'inchiesta interna, ha spiegato che sotto indagine è il rispetto della procura di sicurezza vigente. Quel tipo di interventi di manutenzione su binari, traverse e massicciata non viene effettuato esclusivamente da lavoratori interni, ma, come ribadisce RFI, viene affidato anche a imprese esterne qualificate e certificate e si eseguono come previsto in assenza di circolazione dei treni. Il cantiere può essere attivato, quindi, soltanto dopo che il responsabile della squadra operativa del cantiere, in questo caso dell'impresa, ha ricevuto il nulla osta formale a operare, in esito all'interruzione concessa da parte del personale abilitato di RFI. Il compito di manutenzione delle rotaie, terminato in una tragica perdita di vite umane, era stato subappaltato alla ditta Sigifer SRL di Borgo Vercelli, un'impresa specializzata che aveva già eseguito simili lavori in passato. Tutti i dipendenti di questa impresa erano bene a conoscenza delle procedure standard. Sapevano che i lavori potevano iniziare solo dopo il passaggio dell'ultimo treno nella stazione di Brandizzo. Tuttavia, in quella fatidica sera, qualcosa non ha funzionato come previsto. Antonio Massa, il referente di RFI incaricato di supervisionare gli operai esterni e di dare il via ai lavori, è sotto shock. Ora dovrà spiegare agli investigatori quanto accaduto. La stessa cosa vale per i due macchinisti del treno, che hanno dichiarato di non essere stati informati della presenza degli operai sulla linea. Hanno anche sottolineato che, durante il loro viaggio,
Il semaforo era verde, indicando la via libera, mentre l'altra linea era chiusa per lavori di manutenzione in corso. La procura di Ivrea sta aspettando i risultati dei rilievi sul luogo dell'incidente e ha già acquisito la scatola nera del treno e le comunicazioni tra la stazione e i macchinisti per identificare eventuali interruzioni nelle informazioni che potrebbero aver causato la tragedia. Inoltre, la posizione della Sigifer è sotto esame e sembrano emergere alcune irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro. Le carte degli investigatori non includono il nulla osta, necessario per interrompere le linee durante i lavori sui binari. Questo certificato è solitamente rilasciato dopo un iter di autorizzazioni che coinvolge diversi uffici. È fondamentale stabilire se la Sigifer ne fosse in possesso o se avesse operato seguendo comunicazioni verbali, aspetti che potrebbero essere chiariti dalle registrazioni audio. Un altro aspetto che potrebbe aggravare la posizione dell'azienda è il fatto che la sua certificazione sulla sicurezza sul lavoro sia scaduta il 27 luglio precedente all'incidente. Questo dettaglio, oltre a rappresentare una grave violazione delle norme, potrebbe avere rilevanza nell'inchiesta se emergesse che la mancanza di questa autorizzazione abbia influenzato il corretto flusso delle comunicazioni relative all'approvazione dei lavori. In sostanza, gli inquirenti stanno cercando di comprendere se i dirigenti aziendali fossero consapevoli delle irregolarità e se avessero concordato verbalmente di bypassare le procedure di sicurezza. Ciò potrebbe spiegare il motivo per cui la procura contesta l'aggravante del dolo eventuale in relazione alle gravi violazioni delle misure di sicurezza nei reati di disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo. Insomma, se chi era responsabile avesse accettato il rischio che si potesse verificare una tragedia e la morte degli operai. Il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Biglione, dichiara: «L'attuale situazione ci porta a ritenere che non ci fosse l'autorizzazione a lavorare in quel momento, e questo benché ci fosse personale preposto a verificare che l'autorizzazione ovviamente dovesse esserci». Il riferimento, senza mezzi termini, è rivolto ad Antonio Massa, il tecnico manutentore di RFI che lavorava al fianco dei saldatori della Sigifer e che è miracolosamente sopravvissuto. «Non mi sono accorto di nulla. Quel treno non l'ho visto arrivare, quei poveri ragazzi», ha dichiarato visibilmente scosso, mentre ripercorreva l'orrore di quella notte. Neppure l'altro operaio sopravvissuto, Andrea Girardin Gibin, aveva notato l'arrivo di quel convoglio. «Ho visto la morte in faccia. Il treno non l'ho neanche sentito arrivare. Ho alzato lo sguardo e sono stato abbagliato dalle luci del convoglio». Ha chiuso gli occhi e si è lanciato sulla massicciata. Quando li ha riaperti, si è ritrovato di fronte ai corpi straziati dei suoi colleghi. Una scena profondamente angosciosa. Questa tragedia ha scosso l'intera Italia e sarà oggetto di discussione per molto tempo. 5 famiglie cercano con determinazione la verità.